Dopo un bel po' di anni torna il padre dell'horror, ovvero Alone in the Dark, quello che ha dato il via poi ai vari Resident Evil e Silent Hill. E poi vabbè, vari Amnesia, Outlast e compagnia bella, perché l'horror parte da qui. Alcuni dicono da Sweet Home, un altro titolo Capcom dei primi anni 90, credo, non mi ricordo. E ragazzi, uscire il remake, ci proviamo la demo. Allora, stile di gioco, vediamo un po'. Innanzitutto, no, grazie. Ti ho detto, ok, comandi, schema comandi. Ah, vabbè, ma usiamo la tastiera perché ho levato il. Ok, tanto. Postazioni video, FPS, epica. Mettiamo medio. Tanto non ci interessa a noi la grafica, visto gli ultimi riscontri del pubblico. Ma la grafica non conta, no, se il gioco è brutto, sai, io gioco a 25 fps Zelda, va bene così, va bene, ce ne facciamo una ragione, mettiamo tutto meglio così non facciamo impensierire i poveri nintendari, no, c'è. No, bassa. Chi ti prendesse il. Ok. Quello. Inizia a partita. Vediamo un po'. Però, tra l'altro, questo Grace in the Dark. In realtà, se non ricordo male, quando uscì, c'era Jack in the Dark. E allora, per essere più inclusivi, è Grace. Sembra giusto? Non lo so. Vediamo. Vediamo un po' perché sono curioso. Un attimo di defiance. Bello sto effetto sfocato nel. Dai, Grace, ok. Ah. Sono curioso, di questo prologo. Sono veramente curioso. Credo che duri un pochino, eh. No, ma permesso? No, no, eh. Santi, ma l'evento del. Sì, sono l'evento del. Mi sembra così esoso di risorse. Comunque, potrei sbagliarmi, ma. Ok, usiamo questa. Ok, così ci spostiamo. E dovrebbe essere Ardor Cannabis, credo. O no? Per correre, non si corre. Per saltare, non si salta. Uno specchio. Carino il riflesso. E premi E. Ma proprio un corvo in mezzo alle. Ma cosa ci faceva un corvo lì, scusa? No, spiegamolo. Veda un po' lei. Allora, questo ci viene. Sto casino. Oh, con calma. Che succede? Sì, ma io volevo andare di qua. Ma non. No, cioè non ho capito. Non c'era. Non si usciva. Le blatte? Ne chiamare la disinfestazione, mi sa. La porta che si chiude da sola, fantastico, eh? Ok, va bene. Non c'è niente da vedere, ok. Oh, goodness, you scared me. What are you up to, Jeremy? Jeremy? I have to tell someone Vedere what was cosa going sta on succedendo, here. provaci. I have to try. Una di loro. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Addirittura una Who's spia. that? Them, the others, all of them. You're too innocent. I'm too innocent. I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. Tanto sembra But più if Edward he won't Cannabis lui post my letter, then che don't make it look l'attore like che it's hanno one of yours. preso, Here, let me do it.
solo che abbiamo dovuto cambiare le carte in tavola perché ormai cose, l'attore del momento, sai, Stranger Things, altre cose. Con calma, eh? Cos'è Miss che si... Emily Hotwood, Dauphin Street, New Orleans. Dauphin, Dauphin, New You don't Orleans. have the number? Not sure the postman's gonna find it without. Ah, tu, Eddie, grazie. where'd he go? E infatti. Ah, I'll just post it myself then. vabbè. Aspetta. I'll just take this letter downstairs to the Aspetta un clerk's office po'. myself. Chiave dell'atrio. La macchina da scrivere qua. Uh-oh, Cassandra, I'm touching your typewriter. Non c'è il typewriter. Qua non c'è niente da... No. Qua ci si può mettere dentro l'armadio? No, non credo. Beh, dai. Andiamo già di qua? No. Siamo arrivati di qua, scusa. Per uscire... Can't wait to paint this. Gonna give it a big mustache. Big mustache. Dai. Ah, ecco, vedi? Tss, la chiave universale. Minchia, quanti frame ho perso, signore. Male che ho messo a medio, eh. Meno male. E qua ci vuole un'altra chiave. Certo, quella lì che hai usato non va bene. Ma non col... Che cazzo è successo? Oh, con calma. Che cacchio succede qua? Sei adesso dove passo? Scusa, eh. Scusa, eh. Posso di qua, posso di passare di qua lo stesso? Bene, bene, molto bene, molto bene. Oh, carini sti affari qua. Ma perché non corre sta tro... non posso dirlo. Dio cantante. E quindi non posso? No, non posso. Non posso passare di lì. Molto, molto bene. Cioè, insomma. Ah! Scavalcare, no? Non scavalca! Quindi devo andare di qua, no? Certo. Vai! Votati, che morbida! Cosa fai? Butti giù l'orso? Tocci tuo! Dai, madonna di Dio! Ah! Ecco. Vai, votati, che morbido. Regge l'orso? La fai? Con la mano? Aspetta, eh. Aspetta che arrivo. Aspetta che arrivo. Ce la fai, eh. Sì, ma, eh. Un'occhiata. Gaston Quetta. Ti leccare le zampe? Ehi! Ecco, mi fai perdere le cose. Occhio, sì, ma con calma. Oh! Con calma? Qua? Sì, infatti. Copyright? Niente? No, niente di qua. No, ci vuole la chiave, ovviamente. Chiavi ovunque. Meno che qui. No, cioè, nel senso. No, oh, capito? Qua? Lo troviamo. Ah, no, passa di lì? Ok. Caduto un... Bravo, tiralo su.
Sono lì, vai, vai. Occhio! Occhio! Ah! Cioè... Come? Ah, proprio... No, ma grazie! Ah, no, ok. Ci fa vedere un po'... Ah, vedi? Miss Emily Hartwood, Dunfin Street, New Orleans. Tanto ho sognato che Rosie si piccava in soffitta, ma arrivò... Madonna. Jodie Comer. Ma cosa si chiama? Si chiama? Derceto, Derceto. David Harbour. È un luogo strano. Mi sembra che ho stato qui prima, non posso pensare perché. Non perdiamo tempo, detective. Mi fa giocare un pezzo con loro? Sì, perché sono due personaggi. E invece no. Rip. Rip. Aggiungi la lista. Ah, sì, aggiungiamo la lista dei desideri, vai. Vai. Aggiungi. Ha aggiunto. A posto. Ce l'avevo già. Signori, speravo di... Ma... Che dirvi? Non so quando, tra l'altro, quando sarà la data del rilascio. Non lo so. Innanzitutto, vabbè, noi aspettiamo un rilascio di The Texas Chainsaw Massacre, che stuzzica il nostro appetito da videogiocatori di horror asimmetrici. E ragazzi, devo ancora portare FNAF su questo canale, che vi devo dire, appena mi viene il barlume, lo facciamo, ok? Un bacione dal vostro pelatone.